Ah, ma sai che la prossima è impegnata, io aspetto quella dopo ancora. Tiri che bella netta. Ma sì, ma... Guaia. No, devo dire che... è bello. Sì, guarda, portiamo la casa in conto. Ah, però, vedi, c'è il posto via. Penso che le ali adesso vi faccio vedere una cosa, questa è la chiave della macchina. Questa è la chiave che praticamente il cambio automatico, il cambio sia paletta automatico, ecco, la apriamo così. Allora, quando un aereo prima di partire, prima di volare, fanno il check, e anche qua. Fa il check delle ali, lo vede il pilota dentro anche. Ok, adesso non scende perché per una questione di sicurezza, per evitare che qualcuno vada a mettere le mani, solo quando la macchina si mette in movimento si chiudono le ali. Ed è bellissimo vederla perché è molto organica, lei fa tutto da sola, in curva una si alza più di quell'altra per compensare il rollio, e poi il davanti cambia l'altezza. Voi avete sentito parlare del CIC, no? Il coefficiente di penetrazione. In questa macchina è variabile, essendo l'aerodinamica attiva, cambia l'aerodinamica. Perciò, ad esempio, se adesso andiamo forte, lei si mette in una condizione di avere molto carico verso il basso, ma quando capisce che noi stiamo girando tranquilli, allora lei si abbassa davanti, si abbassano i flap, che però sono sempre pronti ad alzarsi quando uno ad esempio frena, e quando frena loro si alzano per fare un po' di paracaduta, e questo lo fa tutto in modo, diciamo, automatico. Questa è una macchina laboratorio, infatti c'è un computer montato lì che ci dà delle informazioni. Molte cose vengono, diciamo che tutto viene rilevato e poi analizzato dai nostri tecnici, ma molte cose quando io guido una macchina mi piace vedere, cioè mi piace capire che cosa sta succedendo in quel momento, perciò... Vediamo che...